Mentre si avvicina la conclusione del 2016, diamo uno sguardo al panorama evangelico nazionale. Ben ritrovati, questo è il notiziario Adi. Apriamo col sommario. A Palermo centinaia di imprenditori si sono dati appuntamento per studiarsi di far meglio la volontà di Dio. Ritorna Fede e Scienza, la rubrica del notiziario Adi. In questo numero, fede e calamità naturali. Le attività di volontariato evangelico nelle carceri. Si è parlato di questo argomento nel convegno CRIVOP 2016. E come presentato in sommario, parliamo del convegno Imprenditori Cristiani dell'edizione 2016 che si è appena conclusa a Palermo. Seguiamo il servizio. Nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 2016 si è svolto nella splendida città di Palermo, presso l'accogliente struttura alberghiera della Storia Palace Hotel, il quarto incontro Imprenditori Cristiani delle Assemblee di Dio in Italia. Nei diversi raduni degli anni passati è stato coniato quello che all'origine era il tema degli incontri, ma che ora è diventato il motto stesso del coordinamento degli imprenditori cristiani. Io ti benedirò e tu sarai fonte di benedizione, tratto dalla Genesi al capitolo 12, verso 2. Questo vuole essere il sentimento di quanti aderiscono a questa istituzione di uomini e donne impegnati nell'imprenditoria, non ripiegati su se stessi, ma alla ricerca della benedizione per essere di benedizione, anche in tempi difficili come quelli attuali, dando la priorità a Dio e alla sua opera affinché la sua volontà sia compiuta. I partecipanti all'incontro, provenienti dalle diverse regioni d'Italia, si sono dati appuntamento venerdì 3 alle ore 18:30 per dare inizio al convegno con un culto di apertura condotto dal pastore Felice Antonio Loria, presidente e legale rappresentante delle Assemblee di Dio in Italia. La predicazione della parola di Dio è stata affidata a due ospiti: Kurt Plagenhoff, missionario delle Assemblee di Dio degli Stati Uniti, che da circa 20 anni svolge il suo servizio nei Balcani, principalmente in Albania, e William Leach, pastore delle Assemblee di Dio negli Stati Uniti e conoscitore del mondo dell'imprenditoria. Abbiamo chiesto al pastore Leach qual è il valore che un credente impegnato nel mondo degli affari deve dare alle scritture. Noi crediamo che la parola di Dio ci è stata data per mezzo della sua divina ispirazione, il soffio di Dio. Dio ci ha dato la sua parola, che per noi è l'unica regola di vita e di condotta. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile. La parola utile è una parola importante per gli imprenditori ai fini della dottrina, della correzione e dell'insegnamento. Se tutti noi seguiamo i precetti della parola di Dio, saremo sicuramente benedetti in ogni aspetto della nostra vita. Al pastore Angelo Gargano, membro del coordinamento Imprenditori Cristiani, abbiamo chiesto quali siano le novità e qual è stato lo sviluppo del coordinamento in questi 4 anni di attività. Il convegno Imprenditori è nato nel 2013. Nel 2013 abbiamo fatto il primo convegno degli imprenditori cristiani e in quel periodo naturalmente eravamo in una fase iniziale, e partendo da quel periodo adesso siamo a distanza di 4 anni. Il Signore ci ha dato la possibilità di vedere buoni frutti per la sua gloria, ma anche per il bene dell'opera di Dio, in modo particolare per l'ambiente, l'ambito imprenditoriale cristiano facente capo alle nostre chiese. Preghiamo per gli imprenditori cristiani che in una società complessa come la nostra devono ogni giorno impegnarsi a tenere alta la parola della vita. Credendo nell'attualità della Bibbia, facciamo nostre le parole di Dio a Giosuè: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E ora torniamo a parlare di fede e scienza. In questo servizio del notiziario Adi parleremo delle calamità naturali, dando uno sguardo ad esse con l'occhio della fede. Se Dio esiste, perché c'è il male e la sofferenza? Perché Lui non ha creato un mondo senza disastri naturali, quali le alluvioni e i terremoti, oppure senza malattie?
Sono domande che, specie quando si verificano situazioni di gravi calamità attorno a noi come negli ultimi giorni, ci poniamo, o a cui siamo chiamati a rispondere sapendo della nostra fede in Dio. È un punto complesso al quale la parola di Dio dà una risposta. Innanzitutto occorre considerare la responsabilità dell'uomo nella custodia del creato. L'Eterno è Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, Genesi 2:15. Nei piani di Dio l'uomo ha il compito di preservare quanto ricevuto ed evitare per quanto gli è possibile disastri di ogni genere con interventi mirati, quali ad esempio la messa in sicurezza degli edifici con costruzioni antisismiche nel caso dei terremoti e la pulizia degli alvei dei torrenti per evitare esondazioni e conseguenti alluvioni. Discorso analogo vale con la prevenzione delle malattie riguardo al nostro corpo. Ma quando tutto ciò che attiene alla responsabilità dell'uomo è stato fatto e non è sufficiente, da cristiani cosa possiamo dire? Le nostre valutazioni si devono basare esclusivamente da ciò che ricaviamo dalla lettura e dalla meditazione della Bibbia. In Genesi 1:31 troviamo scritto che quel che Dio aveva fatto nell'arco della sua creazione era molto buono, perfetto dunque. Dopo entrò il peccato nel mondo, le relazioni fra Dio e l'uomo cambiarono e tutto ne risentì, anche il creato stesso. Il Nuovo Testamento sembra confermare questa corruzione globale. L'Apostolo Paolo ai Romani, infatti, per la guida dello Spirito Santo scrive: «Poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio, poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio». Dio rimane sempre il sovrano di tutti gli eventi naturali, essendo l'Onnipotente. Ma se Dio è sovrano, allora ci si potrebbe chiedere se può esserci una punizione divina dietro una calamità. Gesù risponde ad un quesito analogo in Luca al capitolo 13. 18 uomini vennero uccisi dalla caduta di una torre in Siloe e taluni erano portati a ritenere che ciò fosse un castigo per i loro peccati. Gesù fu chiaro, non erano colpevoli, ma ciò doveva essere motivo di riflessione ai fini del ravvedimento. Non si spiegherebbero altrimenti i ripetuti cataclismi in alcune aree geografiche della terra, anziché in altre. Dunque Gesù invitava ed invita tutti a riflettere sulla caducità dell'esistenza umana per porre attenzione a ciò che veramente conta, la salvezza in Cristo per la redenzione della propria anima. Il futuro però sarà nuovamente senza questa corruzione naturale e spirituale. Nei nuovi cieli e nuova terra tutto sarà nuovamente perfetto, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Romani 8:21. Continua a crescere l'attenzione dei credenti evangelici nelle attività da svolgere all'interno delle strutture di detenzione in Italia. Si è svolto anche quest'anno il convegno CRIVOP, assieme a tante altre attività che si stanno organizzando in tutta Italia. Seguiamo. Il volontariato e il diritto a una pena che abbia un senso. Questo è il titolo del seminario che si è tenuto sabato 26 novembre presso il centro congressi dell'Hotel Il Gesso Bianco di Catania, in occasione dell'ottava conferenza nazionale CRIVOP Onlus, associazione che dal 2008 opera negli istituti penitenziari, portando sostegno e riabilitazione a centinaia di ristretti e alle loro famiglie. Il tema del dibattito è stato il rapporto tra volontario e detenuto, il quale ha diritto a una pena non vana, ma che lo porti a riflettere sugli sbagli commessi e a essere riabilitato positivamente. All'incontro, coordinato da Michele Recupero, presidente della Federazione CRIVOP Onlus, hanno partecipato i volontari delle 5 regioni italiane in cui opera l'associazione: Sicilia, Calabria, Campania, Liguria e Piemonte. Il programma della conferenza ha previsto momenti di formazione per i volontari, oltre che la presentazione dei gruppi CRIVOP in Italia. La domenica mattina, invece, i partecipanti hanno offerto insieme un culto di adorazione al Signore, ascoltando testimonianze di ex detenuti convertiti a Cristo e la predicazione della parola di Dio. Per la conferenza è stata inoltre concessa la compartecipazione dei centri servizi del volontariato della Sicilia e la collaborazione del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Sicilia, che hanno dato all'evento valenza anche sotto l'aspetto istituzionale. Ma non è l'unica occasione di scambio di informazione sull'argomento. Sono diversi i punti in Italia, infatti, dove si stanno organizzando convegni e seminari sulla formazione del servizio evangelico del settore penitenziario. Un ambito di servizio spirituale che sta registrando un costante interesse ed impegno per portare il lieto messaggio della parola di Dio, che arreca salvezza anche in posti assai tristi come le strutture di detenzione italiane.
Bene, concludiamo anche questo numero del notiziario Adi. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a scaricare l'applicazione Radio Evangelo Network. Potete ancora seguirci sul portale web www.notiziarioadi.it e continuate a seguirci anche attraverso le pagine e i profili social. Grazie per essere stati con noi e al prossimo numero.